Fratelli d'Italia sostiene il sindaco Costantini e i risultati che in questi anni si sono avuti qui su Giuliano. Lei parlava di un centrodestra unito e aggiungo, oltre ad essere unito, è un centrodestra che ha saputo spaziare e allargarsi anche a realtà civiche. Infatti abbiamo messo insieme una coalizione di ben 9 liste, questo dimostra che nel momento in cui anche parti di Giulianova non iscritte ai partiti scendono in campo a sostegno di un sindaco, di un progetto amministrativo, dimostra che in questi anni abbiamo ben amministrato. E quindi l'obiettivo per Fratelli d'Italia è essere la prima lista del centrodestra e della città, e ovviamente l'obiettivo è quello di vincere e vincere al primo turno, perché abbiamo voglia di continuare a lavorare e portare avanti tutti i progetti messi in campo nella scorsa consigliatura. Sigismondi, a qualche chilometro di distanza più a sud abbiamo fatto la conferenza stampa a Cursal e tutte le forze civiche e partitiche hanno iniziato a lavorare per la composizione di una coalizione che è la più ampia, mi ha ricordato, in provincia di Teramo. Questo fa capire quanto di politica ci sia dal basso in questa maggioranza che ha amministrato per 5 anni e che vuole continuare a dare stabilità di governo e buon governo per il comune di Giulianova. Io sono onorato perché, insomma, vedere tante liste, tanti candidati e tante donne e uomini che si mettono a disposizione fa sempre molto piacere. È evidente che Fratelli d'Italia sarà forza propulsiva, perché insomma nelle 9 liste ci sono sicuramente alcune che sono organizzate, e Fratelli d'Italia è una di queste. Perfetto.